Buongiorno a tutti, siamo in compagnia del maestro Fio Zanotti che quest'anno dirige i Mirko il Cane, una delle nuove proposte appunto di Sanremo 2018. Oggi super finale, carichi? Molto carichi, molto 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 e sai, siamo qui e Sanremo il mondo ci invidia Sanremo, non si sa perché, ma io ogni volta che sono qua, quindi sempre, un'emozione incredibile e sempre come fosse la prima volta. Ecco, lei ha diretto tanti cantanti in tante edizioni del festival. Come è cambiato nel tempo il Festival di Sanremo? Secondo me non è cambiato. Non è cambiato, poi io diciamo dirigo le cose che produco normalmente e comunque sono le cose dove metto le mani musicalmente, cioè ci sono due modi di fare questo mestiere. O fai la copia, diciamo, copi quello che senti nel disco e quello è un modo ed è corretto, ma il mio vero mestiere è di fare il produttore, arrangiatore, compositore, tutto quello che finisce in ore. Allora, perché sono diventato anche direttore d'orchestra? Perché preferisco le mie produzioni, i miei lavori, dirigermeli, perché so come devono essere fatti, me li scrivo e poi porto le partiture ed ecco che si prova con questa meravigliosa grande orchestra, che poi sono tutti collaboratori, colleghi, fratelloni di vita anche, insomma. Quindi è un po' il discorso, è un po', come posso dire, l'incastonatore, ecco, un po' quel discorso lì, che trovi un diamante grezzo e devi portarlo al massimo splendore. Questo è la realtà del vero nostro mestiere. Ecco, ci faccia capire un po' a noi degli studenti dell'Università Cattolica. Come funziona? Cioè, il direttore d'orchestra sceglie l'artista o viceversa? Viceversa, assolutamente, assolutamente viceversa. È l'artista, è la casa discografica, è diciamo anche il caso a volte, perché cioè io prima ho già detto come succede. Posso fare un esempio più capibile. Io domani produco un grande artista da domani, questo grande artista decide di andare al Sanremo prossimo ed ecco che già al Sanremo prossimo presenteremo un lavoro che stiamo facendo insieme, ecco come funziona. E la canzone di Mirko il Cane è una canzone molto parlata, com'è dirigere una canzone poco melodica, possiamo dirlo? Brava, hai fatto una domanda molto pertinente e infatti ho trovato una difficoltà diversa. Come ho detto all'inizio di questa intervista, ogni cosa è a sé e allora lì devi cercare di emozionare il più possibile la parola che sta dicendo e diventa ancora peggio perché senza melodia tu devi avere tu la melodia sotto e quantomeno la situazione per poter dire però è una bella canzone. Certo, è un testo meraviglioso, certo è un argomento incredibilmente, cioè quando io ho sentito il testo, quando mi hanno proposto la cosa, ho sentito il testo e ho sentito come lui parla questa canzone, giuro mi sono commosso, quindi ho detto grande sfida, però ci sto. E in generale il livello della musica di quest'anno? Beh, Claudio ha fatto un grandissimo lavoro secondo me, ha sicuramente raggruppato il meglio che ci fosse, sicuramente. Ieri sera ero a casa di amici, non essendo sul palco, ho avuto occasione di seguire e devo dire è un grandissimo livello. Quindi all'amico Claudio gli do un abbraccio, al grande artista Claudio Baglioni gli faccio mille complimenti perché come sempre, maniacale com'è, in questo caso siamo simili, ha fatto un grande lavoro. E in ultimo può farci un saluto a tutti gli studenti dell'Università Cattolica? Allora, a voi ragazzi dell'Università Cattolica, studenti, vi abbraccio. Mi raccomando, credete sempre in voi stessi, miglioratevi, non ascoltate i falsi traguardi che sono poi vanno a finire in nulla. Siate voi stessi, andate col cuore e andate tranquilli. Tanti auguri.